Noi mettiamo in campo persone come l'avvocato Maria Cetrangolo, persone di specchiata moralità, oneste, che dimostrano di mettersi in gioco per il bene della comunità. Maria questa campagna la sta affrontando mettendoci tutta se stessa, con i propri mezzi, con tutte le proprie risorse. Io credo che Maria sia un esempio, soprattutto per i più giovani, di cosa può e deve essere la politica. E allora, cara Maria, io a nome dell'intero partito regionale ti esprimo veramente la mia gratitudine. Naturalmente, noi siamo fieri di avere persone come te. E credo che tu impersonifichi in maniera perfetta quello che è il nuovo progetto politico che noi abbiamo messo in campo con il nostro leader, l'onorevole Giorgia Meloni. Guardate, Fratelli d'Italia è l'unico partito che ha un leader nazionale che è un giovane e una donna. Tutti parlano di rinnovamento, tutti parlano di assunzione di responsabilità nella vita pubblica del mondo femminile. Poi nessuno lo pratica. Noi possiamo dire con orgoglio che da noi non solo le donne ci sono, ma le donne contano. Di solito non leggo, però l'emozione è forte. Innanzitutto il mio saluto al carissimo onorevole Edmondo Cirielli, che è qui presente in San Giovanni Pio, Antonio Iannone e all'avvocato Michele Cuozzo per le cariche che rivestono all'interno del partito Fratelli d'Italia. Saluto le autorità civili, saluto le autorità militari presenti, saluto tutti i presenti, i miei concittadini e gli amici che sono proprio tanti e i tanti conoscenti che ho conosciuto in questi contatti di campagna elettorale che mi onorano con la loro presenza qui stasera. Saluto anche il carissimo amico dell'emittente TV Cilento TV di Marina di Camerota che mi omaggia della sua presenza. Ebbene, carissimi, con l'orgoglio di essere figlia di questo bellissimo territorio del Golfo di Policastro, dove San Giovanni a Piro, il mio paese di origine e di residenza, si affaccia e nell'Italia l'angolo più suggestivo, mi onoro di rivolgermi a voi tutti in campagna elettorale che mi vede candidata alla carica di consigliere nel partito di Fratelli d'Italia, Caldoro Presidente. Ebbene, qualche piccola parola. Gli studi sulla mia persona, gli studi giuridici e la profonda dedizione alla professione di avvocato esercitata in questo territorio e oltre costituiscono il mio curriculum vitae, seppure arricchito dall'esperienza profusa nell'esercizio della carica di assessore presso questo comune e la carica pubblica di difensore civico. Comunque profusa nell'ambito dello stesso comune di San Giovanni a Piro, oltre che da una vita relazionale intensa che interagisce e si interfaccia in modo costante in ogni ambito sociale, religioso e culturale. In sintesi, una mia esperienza di vita improntata all'ascolto della persona per comprendere il suo bisogno e cercare sempre di dare la risposta più giusta, più esatta. In questo momento difficile, che porta inevitabilmente ad un atteggiamento di forte sfiducia nei confronti della politica e dei politici, io ritengo che occorra una parola di speranza. Occorre che ciascuno reagisca e forte dei valori dell'onestà, legalità, rispetto dell'uomo e dei suoi diritti fondamentali, si impegni per una politica sana, capace di dare risposte concrete ai cittadini. Carissimi, soprattutto in questi ultimi giorni,
Non lasciatevi ingannare dalle false promesse. Sono espressioni di una politica passata ormai, i cui risultati sono i maggiori problemi di questo presente. Se non si cambia rotta, a mio parere, il naufragio è inevitabile. Attraverso la mia azione politica si avrà l'opportunità di far sentire la propria voce nelle sedi istituzionali regionali, dove si potranno rappresentare le priorità su cui intervenire in regime di urgenza e in regime di indirizzo politico programmatico. Brevemente, lasciando a qualche altro incontro un discorso più analitico, mi soffermo su quelle che sono le emergenze che ha questo comprensorio. Crisi di occupazione dei giovani e meno giovani, crisi delle imprese, mancata progettualità, pagamenti in ritardo, tassazione alta, difficoltà di accesso al credito bancario, emergenza viabilità, occorrono strade di collegamento, interventi sull'asse viario già esistente, le vie del mare, potenziamento del servizio, le vie su trasporto ferrato, miglioramenti del servizio ferroviario, le vie aeree, un aeroporto in piena funzionalità. Inoltre, progetti di formazione per i giovani sono completamente assenti nella maggioranza dei comuni, le progettualità sui corsi di formazione per il futuro dei ragazzi. La consapevolezza e la certezza che avete certamente compreso l'importanza di questo progetto politico mi porta già a pensare con la vostra numerosa presenza e a sperare, senza avere dubbi, che sicuramente il 31 maggio 2015 darete il vostro voto al partito nel quale mi sono candidata e il voto di preferenza a me. La mia vittoria elettorale concludo, la mia vittoria elettorale, carissimi, è la vittoria di tutti quanti, è la vittoria del territorio. Grazie per l'ascolto. Buonasera, cari cittadini e care cittadine del Golfo di Policastro, soprattutto del Cilento, amici e amiche della nostra Maria Cetrangolo. Grazie dell'accoglienza e soprattutto grazie a Maria che mi ha consentito questa sera di tornare in un paese che mi è molto caro. Io proprio 20 anni fa, nella mia prima elezione, ebbi un grandissimo risultato elettorale qui a San Giovanni a Piro. Ho visto degli amici di sempre, insomma, non voglio offendere nessuno, ma Romeo, che allora era consigliere comunale vicino al MSI Alleanza Nazionale, ma tante persone che allora ebbero fiducia in un giovanissimo, sicuramente anche in un progetto politico della destra, che peraltro corrispose anche alla prima vittoria che il centrodestra ebbe in Campania da sempre con l'allora presidente Rastrelli. Questa sera mi fa piacere che prima di me hanno parlato persone che sono state in grado già bene di delineare il nostro progetto e soprattutto la nostra candidata, l'avvocato Cetrangolo, che ha dimostrato in pochi mesi una concretezza, una capacità di trovare il consenso, perché si è presentata come una persona vera in una maniera sicuramente incredibile. Io ormai sono da tanti anni che ho l'onore di rappresentare il popolo, perché intendo la politica soprattutto in questa maniera, faccio le campagne elettorali non solo quando sono candidato io, ma sono sempre in campagna elettorale, innanzitutto perché credo nelle idee e nei valori politici che ho sempre sostenuto in questi anni, e poi perché penso che il parlamentare, colui che parla a nome del popolo nelle assemblee legislative, ha il dovere sempre di esporsi, di rappresentare le idee, i progetti, di difendere i valori che hanno chiamato le persone negli anni a sostenerlo. Quindi sono veramente con piacere qui, faccio il mio dovere. Allora,
vi invito nei prossimi giorni a impegnarvi fino in fondo per la partecipazione alla nostra comunità territoriale. Avete una candidata di qualità, abbiamo un presidente che è stimato e apprezzato da tutti, persino Renzi ha dovuto riconoscere che Caldoro è una persona seria, istituzionale, e che quando va a Roma si presta sempre e si pone in maniera collaborativa per risolvere i problemi della Campania. Abbiamo una grande occasione, non sciupiamola. Viva San Giovanni a Pino, viva il Golfo di Policastro e viva Maria Cotrani.